Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo una novità, perché è il primo video che faccio sulla riparazione di una stampante. In questo caso abbiamo una stampante Brother modello MFC J5320 DW. Questa stampante è di Antonio, che saluto. Ciao carissimo Antonio, benvenuto nel canale. E il problema che cos'è? Che quando vado a premere il pulsante d'avvio la macchina non si accende, ma se tengo premuto il pulsante e inserisco la presa di corrente, cosa succede? La macchina si accende. È un po' come se rimane bloccata in stand by. Il mio sospetto è del super condensatore che si trova sulla scheda madre, che dà alimentazione al microchip che serve al gestire la parte dello stand by. Dopo lo guardiamo bene insieme e ci facciamo un bel ragionamento sopra. Ma prima di tutto dobbiamo aprire la stampante, e questa è la parte più noiosa che a nessuno piace, perché è piena di viti, parti in plastica che si possono rompere come niente. Ma con tanta pazienza vi faccio vedere come si apre questa stampante. Iniziamo subito. Bene amici, iniziamo subito. Iniziamo a smontare la macchina. Prima di tutto dobbiamo sollevare la parte sotto allo scanner. Qui abbiamo lo scanner, quindi la parte sotto, e dobbiamo rimuovere il carterino che copre i cavi. Io l'ho già rimosso perché ho dovuto aprire questo carterino per ordinare il pezzo di ricambio. Ma una volta aperta e tolto il carterino, dobbiamo già rimuovere tutti i cavi. Dobbiamo svitare anche una vite qui. Se non volete far fatica e volete bloccare il coperchio, possiamo già iniziare a sganciarlo in questo modo. Dobbiamo tirare indietro questo braccetto. Attenzione che vi dico una cosa importante: su questo modello si sgancia qui in basso, su altri modelli simili si sgancia in alto. Quindi stiamo parlando di questo modello, andiamo a sganciarla qui in basso in questo modo. Dopodiché lo possiamo mettere così in posizione e il coperchio rimane bloccato. Adesso possiamo lavorare meglio e togliamo tutti i connettori. Non è un problema se poi non vi ricordate la posizione, perché comunque i connettori sono obbligati. Sganciamo tutti i fili. Ok. A questo punto possiamo già rimuovere la parte superiore. Facendo leva, togliamo la parte dei contatti. Dopodiché possiamo iniziare a togliere il coperchio in questo modo, tirandolo indietro. Ed ecco qui il coperchio, lo abbiamo rimosso. A questo punto dobbiamo togliere le viti qui davanti, quindi 1, 2, 3, 4 e se non sbaglio ce ne sono altre due qui dietro. Iniziamo subito a togliere le viti. Ora vado a togliere questo tappino, se non avete il tappino meglio così. E adesso possiamo iniziare a rimuovere la plastica. Vedo qui un'altra vite.
Ok, altre viti qui non ce ne sono. Come vi dicevo all'inizio, bisogna fare attenzione perché le plastiche si possono anche rompere, quindi con delicatezza dobbiamo sollevare tutta la plastica. Se volete possiamo anche togliere questo qui, così almeno si sgancia più facilmente. E iniziamo a rimuovere il coperchio. Ecco qui, il coperchio è stato rimosso. Finalmente siamo arrivati alla nostra scheda madre. Per farvi vedere meglio, la metto così. Dobbiamo togliere le viti 1, 2, 3 e dobbiamo anche togliere tutti questi connettori. Un consiglio che posso darvi è quello di marcare i fili oppure di fare una foto, così possiamo poi rimettere i fili in posizione corretta. Anche se alcuni sono obbligati, ma è sempre meglio controllarli bene prima di rimuoverli. E qui sotto si vede il condensatore, proprio qua. Ma per poterlo disaldare dobbiamo smontare la scheda madre, quindi iniziamo subito a smontare la scheda madre. Vado a rimuovere i fili. Per poter rimuovere questo connettore dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo sollevare la linguetta del connettore. Sollevata la linguetta si può rimuovere questa linguetta qui marrone. Vediamo se riesco a inquadrare meglio. Perfetto, adesso possiamo togliere le viti. Modulo wifi, altra vite, e l'ultima vite qui nell'angolino.
Una volta liberata la scheda madre, dobbiamo abbassare questa parte di metallo e sollevare la scheda. Dopodiché la possiamo rimuovere facilmente tirando indietro. Ecco qui la scheda madre. Come vi dicevo prima, per togliere questo connettore dobbiamo sollevare questa parte in plastica. Ed ecco qui il nostro super condensatore che va sostituito. Spostiamoci sul tavolo da lavoro e andiamo a dissaldare il componente da sostituire. Bene amici, la scheda è qui pronta per essere riparata, ma prima voglio riprendere quel discorso che ho fatto all'inizio del video, dove parlo di fare una riflessione su questo condensatore. Allora, due cose molto veloci. Uno, dove si compra? Io compro sempre su RS, anche perché voglio componenti originali e funzionanti. Anche se questo condensatore è costato 20 euro, non è importante, l'importante è che sia originale e funzionante, anche perché sapete, non vorrei mai fare delle brutte figure con le persone, quindi devo sempre montare cose molto buone, a differenza di altri siti dove, esempio, eBay vende dei condensatori che magari non funzionano. Io dico magari perché i commercianti su eBay non sono tutti uguali, perché ci sono quelli professionisti e poi ci sono quelli che sono, diciamo, privati, che vendono cose diciamo che veramente non vanno bene. Quindi io, per non rischiare, compro sempre su RS. Una cosa che voglio farvi vedere è che questo condensatore originale è montato in verticale. Vedete come è montato, sembra quasi una batteria tampone rispetto a questo condensatore che deve essere montato in orizzontale. Io ho controllato il datasheet su RS, anche per quello è molto comodo comprare su RS, perché ci sono tutte le caratteristiche con le misurazioni che possiamo fare prima dell'acquisto. Quindi ho controllato che il passo della batteria, scusate, del condensatore è uguale a quello di questo qui da sostituire, quindi ho valutato molte cose, anche la dimensione, quindi posso installare questo condensatore al posto di questo condensatore verticale. La seconda cosa che voglio dirvi su questo condensatore è che sembra quasi una batteria a tampone, una batteria montata in verticale. In effetti il suo funzionamento è quello di una batteria, perché alla fine fornisce alimentazione alla memoria. Se la memoria non ha alimentazione, quando io vado a pigiare il tastino di accensione non funziona nulla, perché non dà diciamo lo start per far accendere tutto il circuito. Quindi cosa succede? Che quando questo condensatore è scarico non funziona nulla qui, quindi non funziona nient'altro. Io questo tipo di sostituzione batteria e condensatore preferirei una batteria, però non so perché hanno montato questi super condensatori a posto delle batterie, forse per lo spazio, ma sinceramente il progettista sa il fatto suo, quindi ha deciso di montare questo super condensatore. Questa è la parte più bella del video, quindi condensatore cambiato, scheda rimontata, tutto il resto rimontato, non mi resta altro che accendere e facciamo la prova insieme. 3, 2, 1, corrente, la macchina si sta accendendo, perfetto, il software sta caricando e vediamo un po' cosa succede. Sta facendo tutte le sue manovre, ecco il display è pronto, io direi di fare una fotocopia, vediamo un po' cosa succede. Fotocopia in arrivo. Che bello! Iscrivetevi al canale!
No dai ragazzi, scherzi a parte, l'operazione è andata a buon fine, il problema della stampante è il super condensatore, quindi amici iscrivetevi al canale, lasciate dei like qui sotto e commentate. Un saluto ad Antonio e a tutti voi, ci vediamo alla prossima, ciao amici!